video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio i nuovi iscritti al canale, grazie di cuore per il supporto che mi state dando. E se invece non siete ancora iscritti, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Inoltre, se ancora non lo fate, vi invito anche a seguirmi nei miei profili Instagram e TikTok, vi lascio come sempre il link qua giù in info box e nome delle pagine qua lato, perché pubblico aggiornamenti sul canale e sondaggi sui nuovi video. Cominciare subito con il video di oggi, e oggi infatti parliamo dei profumi di Brochet. Ovviamente non li ho acquistati tutti perché il Brochet ha una gamma di profumi che è abbastanza vasta, vi farò vedere quelli che ho acquistato. Visto che siamo nella stagione estiva, cominciare subito a farvi vedere Monoi. Questo è il packaging. Ovviamente è una confezione che ricorda l'estate, ci sono i fiori di Thierry del Monoi. Vi faccio anche vedere il boccettino. E se avete presente il Monoi di Brochet, sicuramente vi sarete accorti che ha un packaging diverso. Infatti io ho acquistato questo profumo, mi sembra un anno o due anni fa, non mi ricordo, e ho acquistato ancora quello con la vecchia formulazione, non ho acquistato quello nuovo perché, come vedete, ce l'ho praticamente tutto, però ci tenevo a farvelo presente perché ovviamente adesso non esiste più in commercio questo, ma ne esiste un altro con un packaging leggermente diverso, con una formulazione aggiornata. Come note, questo profumo presenta Thierry, cocco, vaniglia, ylang ylang. È un profumo fresco e dolce, assolutamente indicato per l'estate, a me piace un sacco, e sì, l'avevo rimesso dentro la scatolina, non so il perché. È comunque, come dicevo prima, un profumo fresco e dolce, però non è uno di quei classici dolci troppo soffocanti, è un dolce comunque abbastanza accettabile. Comunque, come dicevo prima, è un profumo fresco e dolce, ma non troppo, si sente soprattutto la nota fiorita, che è appunto una nota cremosa, e si sente anche il cocco, con una nota di sfondo vanigliata. In apertura questo profumo lo trovo un po' chimico, però dopo un po' questo sentore svanisce, comunque non si percepisce più la nota chimica. Vi ricordo ancora che questa è la vecchia edizione, ha una buona persistenza e vi devo dire che come Monoi mi piace un sacco. Mi sono anche informata sull'edizione nuova, infatti cambiano anche un po' le note olfattive e ce le ho scritte qui. Infatti quello nuovo presenta Thierry, olio di Monoi, gardenia e vaniglia. Inoltre, non avendolo acquistato, ma mi sembra di averlo sentito in negozio ma ancora l'anno scorso, quindi assolutamente l'ho rimosso questo nuovo Monoi, posso però dirvi le voci che si sentono in giro riguardo anche alla persistenza, perché ho sentito che molti preferivano questo vecchio che possiedo io perché quello nuovo risulta meno persistente. Come secondo profumo, ovviamente non potevo non farvi vedere questo profumino che vi ho già recensito in un altro video, mi sembra per i freschi estivi, anzi se ve lo siete perso vi lascio il link qua su nelle schede, e si tratta appunto di Tè Verde Eau Fraîche. Questo è il packaging. È comunque un packaging molto semplice. Vi faccio anche vedere il boccettino. Sì, mi è caduta la scatola. Dicevo, questo è il boccettino. E adesso, prima di darvi le mie impressioni, vi leggerei subito le note olfattive. Questo profumo come note olfattive presenta rosa, mughetto, fiori di ciliegio e verbena. Se avete già visto il video sui freschi dell'estate, avete già capito che di questo profumo non sono molto soddisfatta. Infatti si tratta di un profumo buonissimo per quanto riguarda la profumazione, peccato che non duri assolutamente nulla. La persistenza è molto scarsa, è vero che c'è scritto che si tratta di uno fresh, però assolutamente non si sente praticamente nulla, appena spruzzato va praticamente subito via il profumo e ha una scia inesistente. È un peccato perché come profumazione mi piace un sacco, è una profumazione verde fresca, la trovo veramente rinfrescante per l'estate, peccato appunto per la persistenza. Un profumo estivo per eccellenza di Brochet è sicuramente Plein Soleil. Questa è la confezione.
è anche uno dei più famosi di questa linea. È una confezione comunque molto semplice anche questa. Vi faccio vedere il boccettino, si tratta questo di un 100 ml. Questo è il boccettino, appunto. E come note olfattive, questo profumo presenta tuberosa indiana, ylang-ylang, sandalo australiano, cardamomo del Guatemala. Come profumazione la trovo veramente ottima, è un profumo colorato, solare, assolutamente mi viene in mente l'estate quando me lo spruzzo. È un profumo alla tuberosa. Si sentono molto la nota del cardamomo e dell'ylang-ylang, e appunto della tuberosa che è la nota principale, e come nota di sfondo si sente una nota legnosa del sandalo. Come persistenza, ha una persistenza buona, è veramente ottimo. Se non l'avete ancora provato, ve lo consiglio perché lo trovo un profumo molto carino da indossare in estate. Un altro profumo che vi consiglio per l'estate è sicuramente Matin Blanc. Questo è il packaging esterno. E questo è il boccettino. Se non smonto la scatola è meglio. Dicevo, questo è il boccettino. E come note olfattive, questo profumo presenta fiore di arancio, neroli e bergamotto. Si tratta infatti di un profumo molto fresco, agrumato. Forse rispetto agli altri profumi di Rocher lo trovo un po' chimico. Però è assolutamente buonissimo, è un profumo che mi ricorda in un certo senso proprio perché c'è la nota del Neroli, Neroli di Bottega Verde che tra l'altro adoro. Quindi se avete già provato quello e vi è piaciuto vi consiglio anche questo. Anche questo una buona persistenza come Plein Soleil, ma in generale questi profumi di questa linea hanno una buonissima persistenza. È un profumo che sa di pulito, ve lo consiglio perché lo trovo veramente anche questo carino da utilizzare in estate. Come ultimo profumo ho lasciato forse quello che stona di più rispetto a tutti gli altri, infatti questi che vi ho mostrato sono dei profumi molto freschi o comunque adatti per la stagione calda, la stagione estiva. Invece questo è tutt'altro, è l'opposto, infatti lo uso soprattutto in inverno e sto parlando di Cuir de Nuit. E sicuramente l'avrete notato perché di solito uso la scatola, infatti ho acquistato la scatolona. La uso di solito come sfondo. Infatti era qui, adesso momentaneamente ho messo questo di Bottega Verde, ma queste scatole in realtà sono provvisorie, non so effettivamente ancora cosa metterci qua. Sicuramente andando avanti col canale qualcosa mi verrà in mente, anche perché ci tenevo a mettere qualcosa nello sfondo che fosse caratteristico di questo canale, però per ora vanno bene anche queste scatole che appunto ricordano i profumi. Ritornando a Cuir de Nuit, questo è il packaging, ovviamente si tratta della scatolona. L'ho preso 2 anni fa, vicino al periodo natalizio, diciamo che questo era stato un mio autoregalo. Ha questa scatola con questo fiocco che ovviamente si toglie e anche questa parte qui. Appena tirata via questa parte in cartone, vi è la scritta collezione di profumi con il logo di Rocher. Questa scatola infatti presenta sia il profumo da 100 ml, quello da borsetta e la crema mani. Vi devo dire che io la crema mani non l'ho ancora utilizzata e conto di utilizzarla, diciamo, più come crema corpo. Infatti pensavo di utilizzarla come crema corpo per le braccia, però non ho ancora avuto occasione di sfruttarla. Invece il profumo, ovviamente l'ho già provato, questa è la confezione. Come vedete, qui c'è il profumo da 100, qua c'è quello da borsetta, che comunque è sempre la stessa profumazione, e qui c'è la crema mani abbinata, che però, come ho detto prima, conto di utilizzarla come crema corpo. Come note olfattive, questo profumo presenta vaniglia di Tahiti, cacao, peperosa e caffè. Infatti, come avete già capito dalle note, si tratta di un profumo molto caldo.
e quindi adattissimo per la stagione invernale. A dire la verità, l'ho anche provato in questo periodo, però sinceramente non mi dice nulla di che, proprio lo trovo che stony, perché è un profumo che comunque risulta molto speziato. Si sente la nota della vaniglia. Il cacao purtroppo non si sente molto, però si sente una nota appunto speziata mescolata con il caffè. Anche questo una buona persistenza, sicuramente lo sfrutterò di più nella stagione invernale perché proprio in questa stagione non lo sto utilizzando. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e fatemi anche sapere se avete acquistato uno di questi profumi e se avete altri profumi di Vrochet da consigliarmi. Sarei molto curiosa di sentire anche i vostri consigli. Vi ricordo che esce un nuovo video alle 15:30 ogni mercoledì e se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi in questo momento, così mi supporterete. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!